Viabilità e lavori pubblici a Pescara. Fino al prossimo 31 luglio saranno chiusi alternativamente in sequenza i tre sottopassi ferroviari situati nella zona della stazione centrale. Su questo argomento abbiamo sentito l'assessore comunale ai lavori pubblici e alla viabilità Luigi Alboremascia. Intanto, perché questi lavori e appunto se vuol confermare il fatto che a fine luglio sarà tutto terminato? Sì, intanto la zona è molto trafficata, grazie per questa domanda. La zona è molto trafficata, ma è anche vero che forse questo è il periodo ideale per compiere lavori più delicati che incidono di più sulla viabilità e sulla mobilità in genere, anche perché poi a settembre si riapriranno le scuole. Sono lavori che vengono condotti da RFI, che ormai durano già da un po', che hanno consentito l'allargamento della sede ferroviaria e ci danno la possibilità anche di consolidare proprio la struttura dei tre sottopassi che sono interessati da questi lavori. Poi c'è una parte che riguarda direttamente il comune, perché su uno di questi sottopassi realizzeremo la pista ciclabile più rivoluzionaria della città, una pista ciclabile che passerà davanti al campo sportivo Rampigna, tra l'altro oggetto anche di molte attenzioni dal punto di vista archeologico, e creerà la prima pista ciclabile davvero sopraelevata. I lavori dureranno, come ha detto bene, per 6 settimane, non verranno coinvolti contemporaneamente tutti e 3 i sottopassi, ma alternativamente abbiamo avuto anche rassicurazioni da RFI che i tempi saranno anche più brevi rispetto a quelli che sempre si programmano con un po' di elasticità. Adesso, assessore, è chiuso, per far capire anche ai telespettatori, il primo sottopasso. All'altezza di Via Rigopiano. Di Via Rigopiano, perfetto. C'è una viabilità che viene condotta e viene guidata, ci saranno un po' di disagi inevitabili perché lì non ci sarà la possibilità di ritornare per chi arriva da sud su via Ferrari e poi via del circuito, però ci sono comunque sottopassi alternativi. Assessore, noi ci troviamo insomma vicino alla nave di Cascella, quindi lungomare di Pescara, perché anche qui ci saranno dei lavori naturalmente più piccoli, soprattutto parliamo della sistemazione di alcuni semafori che disciplineranno non soltanto il traffico veicolare ma soprattutto quello pedonale. Proprio dove siamo qui si crea un'interferenza tra pedoni e viabilità che poi crea, soprattutto nel periodo estivo, lunghe code di macchine che inquinano, che attendono il passaggio proprio qui in piazza Primo Maggio, e queste code arrivano a sud fino alla Madonnina, quasi fino al porto, mentre al nord addirittura certe volte arrivano fino a via Cavour. E allora da anni ci chiedevano che potesse essere sistemato questo incrocio e inizieranno a giorni dei lavori importanti con questo semaforo di ultima generazione intelligente che disciplinerà il flusso tra veicoli e tra pedoni. Assessore, lei questa mattina ci ha raggiunto proprio con la sua bicicletta, un'immagine un po' green stiamo dando anche sì ai nostri telespettatori, però volevo fare proprio qualche domanda sulle tante piste ciclabili che insistono sulla città. Intanto, per quel che riguarda il chilometraggio, quanti chilometri? Ma dovremmo essere arrivati a 27-28 chilometri, però l'obiettivo è nei prossimi 4 anni, quello che manca alla fine della consiliatura, superare i 40 chilometri di piste ciclabili, che non sono pochi, potrebbero essere di più, ma io credo che per una città del nostro contesto, anche geografico, sia comunque un risultato molto soddisfacente. Non ci dimentichiamo che il sindaco Masci ha ritirato proprio qualche mese fa un premio a Milano nazionale perché Pescara è stata destinataria di questo riconoscimento come una delle città più green in Italia. Io a questo proposito devo ringraziare anche la precedente amministrazione, perché è un progetto che ha continuità e che raccogliamo rispetto a tante cose che furono pensate, immaginate e anche finanziate nella precedente amministrazione, ed è un concetto che accomuna comunque anche la cittadinanza. Questi chilometri pensiero che dovranno ancora incrementare le piste ciclabili saranno nuove piste oppure prolungamenti? Saranno nuove piste, saranno prolungamenti in un ambito che abbiamo l'occasione anche di spiegare, cioè quello di creare un sistema organico di piste ciclabili. Molto spesso i nostri cittadini vedono un segmento di pista ciclabile nella zona in cui vivono. In realtà quel segmento è destinato poi a raccordarsi con altri tratti di pista ciclabile e creare un giorno quello che è l'idea di una pista ciclabile organica che attraversa tutta la città e che avrà il nome,
con adeguata segnaletica di ciclopolitana, quindi una sorta di metropolitana come quella delle grandi città, in questo caso invece ciclabile. Ecco, assessore, le piste ciclabili in ogni città sono un po' delle conquiste da parte dei cittadini, però devono essere usate, nel senso, magari si vedono ancora troppe biciclette sui marciapiedi, poi scattano le multe, scattano le arrabbiature. Sì, la convivenza sociale è una delle cose più difficili da organizzare da parte di chi amministra. Poi occorre il buon senso e l'educazione da parte di tutti. Noi proprio qui abbiamo una pista ciclabile splendida e da anni invece c'è questa cattiva abitudine dei fruitori delle biciclette di utilizzare il marciapiede e di non utilizzare una comoda pista ciclabile che corre lungo il marciapiede, lasciando invece l'utilizzo del marciapiede ampio però ai pedoni, alle persone più anziane, ai bambini e a tutti coloro che hanno il diritto di fruirne in assoluta sicurezza, senza correre rischi, perché molto spesso anche la bicicletta può costituire un pericolo per il pedone se non utilizzata correttamente. Dalle piste ciclabili ai lavori della città, possiamo anticipare qualche vostro intervento, magari non quest'estate, che avete in mente di fare più in là? Beh sì, partiranno dei lavori di riqualificazione importante su via Benedetto Croce, una via molto importante che diventerà anche dal punto di vista strategico un'alternativa di viabilità a Porta Nuova fondamentale, che correrà parallelamente a via Marconi, che sarà oggetto di riqualificazione. È forse il lavoro più identitario, ma ci sono altri lavori di riqualificazione e mi preme sottolinearlo non nel centro della città ma anche in periferia, perché molto spesso si rimprovera alle amministrazioni, non solo queste ma anche a quelle del passato, di non avere adeguata attenzione nei confronti delle periferie. Invece le periferie devono essere meritevoli di grande attenzione, hanno forte densità abitativa e quindi tutto quello che può essere fatto deve essere fatto anche per le periferie. Anche lì ci sono importanti piste ciclabili. Ce n'è una che inaugureremo a giorni che collegherà via Misticoni con via Rio Sparto, quindi nel cuore del quartiere San Donato. E quindi anche lì si ha il diritto di muoversi, di spostarsi da casa propria al lavoro con una pista ciclabile e con la bicicletta e presto anche i monopattini, e poter quindi ritornare a casa in tranquillità in una sede riservata e protetta ciclabile. Assessore, lei è stato anche sindaco di questa città. Quando ricopriva questo ruolo, Corso Vittorio era inibito alle auto, adesso invece ci si passa seppure a velocità molto bassa, non si possono superare i 30 km orari, si potrebbe tornare all'antica. Fu un'iniziativa che arrivò molto a ridosso dell'appuntamento elettorale e forse non tutti metabolizzarono quella che fu davvero una rivoluzione, ma che era una rivoluzione green, era una rivoluzione che era anche coerente con la visione che il centrodestra ha sempre avuto di zone a traffico limitato. Per quanto riguarda la sua domanda, si potrà rivedere tutta la vicenda di Corso Vittorio Emanuele, io lo dico anche ai residenti, quando io spero a breve inizieremo la sistemazione delle aree di risulta, quando potremo avere un sistema di trasporto che si chiama BRT, un sistema di trasporto in sede riservata e protetta, che attraverserà la città e garantirà gli spostamenti ai cittadini in sicurezza e soprattutto con tempi molto molto più brevi di quelli attuali. Quindi assolutamente io le rispondo che la viabilità di Corso Vittorio Emanuele nelle corde di questa amministrazione andrà rivista certamente. Grazie assessore. Grazie e buona passeggiata. Grazie. Rigorosamente in bicicletta. Grazie.